questo è anche un caso in cui l'Europa è stata un po', Charles Michel, un po' approssimativo o ha una lettura politica anche la chiave europea? Ma sicuramente non è la prima volta che i nostri rappresentanti, parlo di noi europei, vanno in giro per, nei paesi limitrofi e si dimostrano approssimativi. È successo di recente a José Borrell, quando è andato in Russia e si è trovato in una surreale conferenza stampa con il ministro degli esteri russo, che anche lì ha creato molte polemiche. Dunque c'è un aspetto di, a mio avviso, scarsa preparazione, ma non scarsa preparazione personale, di scarsa preparazione istituzionale di questi rappresentanti. Però poi c'è una questione politica più di fondo. L'Europa oggi è da un lato circondata, dall'altro ancora di più sotto pressione da parte dei sistemi autoritari che ci sono in parte vicini, in parte lontani, ma che hanno tutti annusato la debolezza con cui l'Europa emerge ancora una volta da una crisi globale. È successo con la crisi finanziaria, noi siamo stati gli ultimi a uscirne, noi come europei e ancora di più noi come italiani purtroppo, 10 anni fa. E sta risuccedendo adesso con tutto il pasticcio dei vaccini, basta vedere i tassi di decrescita l'anno scorso in Europa i peggiori del mondo, i tassi di crescita quest'anno in Europa i più deboli del mondo. Queste debolezze vengono immediatamente percepite da chi in questo momento, Turchia, Russia, Cina, gioca la partita del divide et impera e va a testare le nostre debolezze. Questa di Erdogan è una di queste azioni, ma ne abbiamo viste il fatto che in Russia non ci siano persone, i vaccinati siano pochissimi, ma che Putin passi l'operazione della sua diplomazia, passino il tempo a cedere vaccini alla Serbia, che dovrebbe essere un paese che dovrebbe guardare all'Unione Europea, all'Ungheria. In Slovacchia è caduto il primo ministro sui vaccini russi. È un altro esempio. I cinesi stanno facendo lo stesso. Orbán in Ungheria si è vaccinato davanti alle telecamere con il vaccino cinese, che non solo non è autorizzato dall'Agenzia Europea del Farmaco, ma di cui non si sa strettamente niente. Non c'è neanche uno studio internazionale che dica se è efficace o non efficace, se ha effetti collaterali. Dunque, queste nostre debolezze, che sono debolezze economiche e istituzionali, oltre che politiche, vengono immediatamente sfruttate da chi ha interesse a vederci più deboli. E questo di Erdogan è, come dire, l'ennesimo episodio di una lunga serie che va letto, secondo me, in questa chiave, a parte la spiegazione molto interessante, di Fabri di poco prima. Sì, quindi diciamo il lato così le critiche a Charles Michel sono un gradino, mi sembra, a Gerardo Greco.